Ciao, una nuova settimana, ti auguro buona fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è lunedì 29 marzo 2021, per favore pensa positivamente e tratta bene tutti intorno a te. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Toro. Momenti d'ozio e fantasie creative. Vero, la lunedì primaverile lascia ben poco spazio per coccole e fantasie. Impegnati come vuole l'antica tradizione delle grandi pulizie prime di Pasqua, con pennelli e spazzolone. Vero, non vivete in un trullo, ma ciò non vi impedisce di pulire da cima a fondo o rinfrescare stipiti e pareti. Conclusa l'opera con un bel lavaggio dei vetri, che brillano al sole, finalmente vi prendete il vostro tempo, una sdraio in terrazza, una bibita fresca e opla, per magia torna la pace. È il momento giusto per ritagliarvi momenti e spazi liberi e lasciar vagare la mente, in cerca di ispirazioni e spunti creativi. Slanci affettivi verso i vostri quattro zampe. Col plenilunio in sesta casa anche le problematiche del pianeta toccano la vostra sensibilità, conducendovi a riflessioni di stampo etico. Astro tarocco del giorno per Toro. Il bagatto rovesciato. Pericolo per le coppie, soprattutto quelle di vecchia data. L'amore potrebbe finire, l'attrazione venire meno, la noia prende il sopravvento. C'è molta aridità nell'aria, noia, abbandono e scoraggiamento potrebbero sovrabbondare. Siate più coinvolgenti in tutto ciò che farete oggi, dovreste essere anche più accomodanti e accondiscendenti con tutti quelli che vi circondano se volete trovare giusti equilibri. Oggi è un buon giorno, avrete energia e grinta a sufficienza per orientare la vostra giornata al meglio. Amori che tornano dal passato per i nati di venerdì. Marte in serata vi renderà piuttosto nervosi e irascibili. Datevi da fare, cercate di sostenere colloqui di lavoro e cercate ben assiduamente uno. Per chi lavora già è venuto il momento di impegnarvi di più. Questa sarebbe una giornata da dedicare alla casa o alla cucina. Potrà nascere un legame d'amore sul lavoro. Sarai notato da molti che si interesseranno a te. Problemi con apparecchi elettronici ed elettromeccanici, elettrodomestici, computer, cellulari, TV e fotocamere oggi potrebbero darvi problemi. Dinamismo, buone idee, appuntamenti e riunioni di lavoro utili. Una situazione familiare catturerà il tuo interesse. Sarai molto curioso. Ottime notizie per l'amore, messaggi, telefonate e sguardi oggi renderanno la vostra giornata luminosa e piacevole. Tranne i nati di lunedì che avranno qualche difficoltà nella comunicazione con il partner o con la persona che amano. Giorno da dedicare alla casa. Giove vi invita a mettere a posto e in ordine la vostra dimora per favorire in seguito quell'armonia necessaria per farvi cogliere qualche piccolo successo. Non siate precipitosi, soprattutto in amore limitatevi ad osservare gli eventi e a meditarli. Poi verrà il tempo delle decisioni, ma questo non è il momento opportuno. È consigliabile nella giornata di oggi fare molta attenzione alle spese che sosterrete. Potreste incontrare delle difficoltà al momento di pagare. Cautela alla guida e nel gestire il denaro. Qualche lieve tensione in amore non vi impensierirà più di tanto e godrete della compagnia degli amici. In amore dovrete ricucire gli eventuali strappi nel vostro rapporto e riallacciare un legame valido e soddisfacente. Configurazione planetaria che appare discreta per voi taurini, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Plutone e Nettuno vi guardano sorridenti, permettendovi di essere cauti, razionali, misurati e non fare passi più lunghi della vostra gamba. Solo il team Giove, Saturno vi tiene il broncio. C'è da fare attenzione ai rapporti familiari, specie se coinvolgono situazioni patrimoniali e in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 8 al 18 del mese di maggio. Cercate di regolare le ore di riposo notturno per vivere la giornata ritemprati nel corpo e nella mente. Sta per arrivare una svolta inevitabile nella vostra vita. Fatevi trovare pronti. L'amore negli ultimi tempi è stato messo a dura prova, e ora dovete rialzarvi. Cercate di capire cosa è meglio fare: continuare con la storia che state vivendo o voltare pagina? Per fortuna sul lavoro potete riscattarvi e dimostrare il vostro valore.
Il segno del Toro sta per avere una svolta in questa giornata di lunedì. L'amore è stato vacillante nell'ultimo periodo, ma ora dovete rialzarvi e andare avanti. Bisogna capire quale strada intraprendere, se voltare pagina o continuare in questa direzione. Punto. Avete ricevuto notizie che non vi hanno fatto molto piacere, ma dovreste passare oltre, specie se riguardano alcune persone che non fanno più parte della vostra vita come in precedenza, dovreste lasciarle andare. Punto. Vi sentirete meglio anche voi, se le vostre spalle saranno alleggerite dal peso di dover ancora sperare in qualcosa che non avverrà. Avete altre possibilità da vagliare, quindi non perdete il vostro tempo con il passato. Punto. Liberatevi dalle catene della razionalità e di quelle del passato, cambiate atteggiamento nei confronti del partner. Fatevi desiderare e scatenate la gelosia e il desiderio di chi vi è accanto. Punto. Tranquilli sul fronte emotivo e appagati su quello sentimentale, avete le carte in regola per dare il meglio anche in un contesto festivo. Svaghi, natura, relazioni interpersonali distese. Se con Venere e il Sole in dodicesima casa, un sentimento bolle in pentola ma non avete trovato il coraggio per dichiararlo, è arrivato il momento, o la va o la spacca. Ma se solitudine sarà per volere del fato, consolatevi accarezzando il vostro quattro zampe, un affetto almeno nella vostra vita c'è. Punto. Amore ed Eros, sentimenti tranquilli, nulla a che vedere con la passione incendiaria dei film, ma anche rilassarsi o perfino annoiarsi insieme è indizio di un'intesa ben assortita. Se pensate di prendere in casa un quattro zampe, lasciate che sia lui a scegliere voi e non viceversa, il feeling sarà perfetto. Punto. In amore qualche nodo verrà al pettine, forse non erano infondate le vostre paure. Cercate un confronto sincero con il vostro partner, è il momento di dialogare e collaborare per il bene della coppia. Punto. Ottime prospettive amorose fanno continuare il vostro weekend sotto ottimi influssi zodiacali. Urano e Nettuno sono favorevoli e vi concedono un nuovo giorno in cui la facilità di intesa con la persona che avete accanto è molto alta, specie da un punto di vista intimo e sessuale. Punto. Felici anche le indicazioni per chi cerchi divagazione nelle avventure e sia nato nella terza decade del vostro segno. Punto. Lavoro e denaro, faccende domestiche o lavori arretrati da recuperare nel tempo libero al riparo da distrazioni o turbamenti esterni. Ideale per cogliere o programmare tempestivamente un programma feriale, sapendo bene che sarà un delirio di impegni e appuntamenti. Finanze al sicuro, finalmente potete concedervi qualche extra senza dover fare giochi di prestigio. Punto. Siete insofferenti perché il vostro ambiente lavorativo non è dei più felici ultimamente, così sbrigherete il più velocemente possibile le vostre mansioni, in modo che il tempo trascorra rapidamente. Punto. Avete a che fare con una professione che si occupi di sport, di attività fisica, di ricreazione. Una splendida posizione di Urano combinata con Plutone vi dona esiti fortunati e in progressiva espansione economica. Punto. Benessere, pieno recupero dell'equilibrio psicofisico. Dopo una fase di crisi il benessere è ancora più apprezzato. Conservatelo indossando i vostri colori, tutte le sfumature del verde e del rosa. Stesse tonalità anche per i cristalli, crisoprasio, olivina, corallo e quarzo rosa. Punto. Se volete cambiare qualcosa in voi è il momento giusto, sia ai trattamenti estetici e all'attività fisica. Avete mai pensato ad una dieta detox? Eliminerete così le tossine e vi sentirete meglio. Punto. Per lei, atmosfera piacevole tra amici, ma attenti alle parole, basta un sassolino per trascinare una valanga. Punto. Per lui, parte dei vostri malesseri dipende dagli stravizi a tavola, la gola vi fa mangiare troppo, prediligendo gli alimenti sbagliati. Urge un esame di coscienza con tabella dietetica alla mano. Punto. Colore delle emozioni, verde pisello. Punto. Barometro dell'umore, sereno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.